Sia lodato Gesù Cristo. Benvenuti, fratelli e sorelle, in questo messaggio del cielo a Maria della Divina Preparazione, questa mistica tedesca che ha il compito di preparare attraverso i messaggi celesti il popolo di Dio, il piccolo resto, all'avvertimento universale e alla seconda venuta di Gesù. Allora, richiamiamo in noi lo Spirito Santo perché possa venire a parlare in noi, a meditare in noi, a respirare in noi e possa donarci la comprensione di questo messaggio alla luce dei giorni che stiamo vivendo e che dovremo vivere. Leggiamo il messaggio del 2 novembre 2022. Sventate i piani del maligno. Figlia mia, i tempi duri attendono l'Europa, ma non temere di nulla. La guerra non si diffonderà su ogni distretto o parte del vostro paese. Non abbiate paura, mia amata schiera di figli, perché viene pregato molto e il Padre dà ascolto alle vostre richieste di aiuto. Io, la tua e vostra mamma celeste, gioisco molto che così tanti figli rispondono alla nostra chiamata alla preghiera. Per favore, non dimenticate in nessun momento le povere anime del purgatorio, perché anche loro hanno molto bisogno delle vostre preghiere. Figlia mia, tempi brutti devono abbattersi su di voi, ma la preghiera vi si oppone. Il Padre aiuta laddove si prega. Il Padre aiuta laddove si onora Lui e suo Figlio. Il Padre ascolta le vostre preghiere. Lui, che è onnipotente, aiuta. Riconoscete i miracoli nel vostro tempo e sappiate che essi provengono tutti dal Padre, il vostro Creatore che tanto vi ama. Egli, che vi ha creati tutti, mandò suo Figlio Gesù, il vostro Redentore, in questo mondo. E i suoi miracoli avvengono anche ai giorni vostri. Guardateli, riconosceteli. Sappiate che la vostra preghiera è molto potente. Senza la vostra preghiera sarete alla merce del diavolo, dei suoi demoni, dei suoi scagnozzi terreni. Con la vostra preghiera, grazie alla vostra preghiera, invece sarete irremovibili e risponderete agli attacchi. Voi mitigate, diminuite i mali e la grande sofferenza che vogliono portare su ogni territorio della vostra terra. Voi riducete il tempo, amati figli, se supplicate ferventemente il Padre. Sfruttate dunque la preghiera perché essa è in grado di ottenere moltissimi miracoli. Il Padre vi ascolta, Egli che è onnipotente, si compiace moltissimo della vostra preghiera se rivolta sinceramente e onestamente a Lui, a Gesù, a tutti i santi, che sono tutti disponibili a aiutarvi, con cuore puro, fiducioso e credente. Sfruttate dunque il potere della preghiera e cambiate le cose. Con ogni preghiera che fate, voi sventate i piani del maligno. Fate così, tanto bene attraverso la vostra preghiera. Pregate molto, quindi, pregate ardentemente e prendete a cuore la nostra parola. Io, la vostra amorevole mamma, vi ringrazio. Pregate molto, amati figli, e non interrompete mai la vostra preghiera. Amen. La vostra mamma celeste, madre di tutti i figli di Dio e madre della salvezza, insieme a Gesù, il vostro Redentore che vi ama e ha cura di voi. Amen. Donatevi completamente a mio figlio e consacratevi a lui. Amen. Allora, la frase che mi ha colpito in questo messaggio, ovviamente l'ultima frase, donatevi completamente a mio figlio Gesù Cristo e consacratevi a lui. L'anno scorso, durante il Covid, ero sul balcone a pregare e durante la preghiera ho detto al Signore: ecco Signore, rinuncio a una famiglia, a una fidanzata, ad avere una famiglia o dei figli. Rinuncio a questo sogno grandissimo che ogni giovane ha nel proprio cuore, quindi rinuncio anche a dover andare a disturbare in qualche modo, no, le ragazze, e quindi mettermi in quel cammino di conoscenza serio anche con una ragazza di chiesa, e questa rinuncia che causa dolore al mio cuore te la offro per la salvezza delle anime, per i tempi che verranno, per riparare le offese che il Padre
riceve da parte, da questa umanità, e da parte mia ovviamente, perché anche io commetto molti peccati. In quel momento il cielo si squarciò, e scesero gli angeli, e dissero al mio cuore: il Padre accetta molto volentieri la tua offerta. Allora questo cielo si squarciò di nuovo e gli angeli scomparvero. Questo evento, come tantissimi altri eventi, che comunque non sto qui a raccontare, hanno segnato ancora di più la missione che porta avanti attraverso i messaggi mariani su questo canale YouTube, anche se non sono sempre costante, però ci provo. E questo per me fa la differenza. Questi sono i miracoli invisibili che il cielo dà a coloro che pregano, che amano e si donano completamente a Gesù. Infatti la Madonna qui sotto ha detto: guardateli, riconosceteli, sappiate che la vostra preghiera è molto potente. La manifestazione degli angeli nella mia vita, che squarciano i cieli, scendono, mi abbracciano, parlano al mio cuore, poi risalgono al cielo, sono miracoli che non possono essere spiegati. E sono miracoli che li guardo, li riconosco e so che sono un intervento diretto del Padre sulla mia vita. E io me lo testimonio con tutto il mio amore e con la mia preghiera e benedizione nei vostri confronti che seguite questo canale YouTube. E allora preghiamo tutti insieme. Presto uscirà un nuovo video con le intenzioni di preghiera. In questo modo ognuno di voi potrà, se vorrà seguire questo video che pubblicherò in questi giorni, potrà imparare a pregare in un modo meno meccanico e più spirituale, più contemplativo, ed essere protetto al 100% dalle catastrofi naturali, da questa guerra, dai tempi duri che verranno, e resistere fino alla seconda venuta di Gesù, che avverrà, secondo me, attraverso Medjugorje, attraverso i 10 segreti di Medjugorje. Allora, preghiamo sempre, anche prima di andare a dormire, anche quando ci svegliamo la mattina, consacrando tutta la nostra vita ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.